Amici di Moto.it, ciao a tutti. Oggi vi porto in un posto molto speciale con me per una cosa anche personale, perché dopo 30 anni vado a ritirare il casco personalizzato, proprio come quando ho cominciato a correre nel motocross a 16 anni, e lo porto dallo stesso artista, io lo chiamo artista, che realizza caschi, perché mi ha fatto una sorpresa. Non l'ho ancora vista e vediamo come ha realizzato il casco. Vi sto parlando di Chaos Design. Eccoci qua. E entriamo in questo atelier del mondo dei motori. Ciao Lucky, eccolo qua. Tutto bene? Lucky, bene tu? Molto bene, grazie. Benvenuto. Senti, Cafferino? Cafferino, no, perché sono già teso. Ah, ok. Partiamo dalla storia che riprende dopo 30 anni. Beh, il mio casco da motocross che tu hai fatto nel, credo, 91-92? Sì, più o meno, adesso la memoria mi inganna chiaramente, però dovrebbe essere un periodo... Sì, credo 91, era un casco cross, perché tu correvi nel cross, sì, se non ricordo male. Diciamo subito, motocross regionale FMI, dico subito regionale per abbassare il livello, perché ragazzi, in quegli anni, gli anni 90, l'aerografia, diciamo che è esplosa. È esplosa, certo. E tu sei uno dei nomi più grossi, più famosi nel mondo. Assolutamente, sì, noi in quegli anni avevamo... Ragazzi, io dico che è il numero uno, però... sono di parte, perché ho cominciato con Chaos proprio tanti anni fa. Avevamo la fortuna, ma figurati, di lavorare, abbiamo avuto la fortuna di lavorare con piloti che correvano, o meglio, io correvo insieme a loro. Loro andavano forte, io andavo. Anche te correvi? Sì, certo. Tutto è iniziato così, no? Perché appunto, essendo insieme a loro e verniciando i miei caschi, sono riuscito a pian pianino convincerli a verniciare anche i loro, e questi piloti erano Trampa Sparkes, Alex Puzzar, insomma, voglio dire, gente di un certo, cioè, calibro. Pure rivali, tra rivali tutti da te venivano. No, che sì, nome, Puzzar e Parkes. Cioè, ti racconto un aneddoto che secondo me è interessante. Fast Cross del 1990, se non ricordo male, riuscivo in quel periodo ad avere una serie di caschi, vabbè, faccio il nome dei marchi, M. Robert e Axo, che avevo verniciato come più o meno volevamo noi, e i piloti se li scambiavano tra una manche e l'altra, per cui Parker metteva il casco di Puzza, sì, è stato qualcosa di eccezionale, no? Perché se pensi di fare adesso una cosa del genere è pressoché impossibile. E in quegli anni iniziarono ad approcciare a Chaos Design anche i piloti americani, lì stabilimmo un legame di lavoro, ma anche di amicizia, insieme a Mike LaRocco. Infatti, vai un po' indietro, quale... se ti faccio arretrare nel tuo atelier. Come si chiama un posto così? Chaos. Chaos? Sì. E basta, non c'è un atelier, magazzino, laboratorio? No, abbiamo dei sottonomi, chiaramente, che poi ti faccio vedere, che sono specifici per ogni settore di lavorazione, più che altro, perché poi c'è una parte di concetto grafico, una parte tecnica, una parte di preparazione di verniciatura. Però tutto è Chaos, che poi anche questo, non so se lo sai, ma Chaos significa Kids Abuser of Speed, ha un significato, cioè non è Chaos inteso come casino, non ma so è proprio l'abuso del veloce, inteso come velocità pura, ma anche velocità di concetto e di pensiero. Tanto che parli, faccio vedere dove spazi tu. Abbiamo auto da rally, Formula 2, e poi, da dove stavi partendo tu prima, il casco di Mike LaRocco. Sì, tutto è partito dal cross, assolutamente sì, e come stavo dicendo, verniciavo i miei caschi, quelli dei miei amici. I miei amici sono diventati campioni del mondo di cross, ma non posso dimenticare Chicco Chiodi, chiaramente. E tutto nasce perché? Perché, essendo amico di piloti americani, e negli Stati Uniti c'era il mitico Troy Lee Design, che già a metà degli anni 80 era leader nella creazione grafica e nel fornire queste grafiche ai piloti americani, loro, alcuni americani che vennero in Italia, portarono qui questa necessità, che ne so, Billy Lyles, Mickey Diamond, Trampa Sparker, per cui un po' incuriosito da quello che chiedevano loro, un po' perché ho avuto la fortuna di andare negli Stati Uniti, ho visto che là c'era questa moda e ho iniziato a portarla, un po' con presunzione, l'ho portata nel mondo crossistico in Italia. È esploso tutto, perché infatti, era, adesso ti faccio una domanda, inizio. Faccio la mia giornalista emozionato che non ha ancora visto il casco, io vedo là il mio vecchio casco là in fondo, poi andiamo. Però è proprio esploso, io mi ricordo negli anni 90, ringrazio ancora mia mamma che
accettò la richiesta, no, di farmi personalizzare il casco, che infatti è rimasto, è una cosa a cui tengo tantissimo, grazie mille per questo regalo. Però quanti eravamo noi ragazzi degli anni 90 che abbiamo subito questo fascino per i caschi personalizzati e siamo venuti da te? Ma ricordo che facevo circa, la media me la ricordo molto bene, nel 1990 erano 11 caschi alla settimana. Si è allargato pesantemente sia sotto il punto di vista della tipologia di clientela e soprattutto nei vari rami d'azienda, mi spiego meglio. Oggi l'interior design è un campo in cui lavoriamo tanto, abbiamo clienti come Cassina, Gufram, Cimbali, Faema, insomma, per fare un po' di nomi, design e moda, Prada piuttosto che Fendi, un sacco di altri clienti e tantissimi privati che fortunatamente riescono a godere di quello che noi possiamo offrire, per cui è la ricerca estetica e grafica e la realizzazione. La caratteristica, penso, principale della Chaos Design è proprio il fatto che ti fa una progettazione grafica su carta vera e propria. Questo è il tavolo vostro di lavoro, no? Sì, noi accogliamo persone come te qua dentro e la prima sgrezzata delle grafiche la facciamo ancora manualmente, proprio per dare questo senso di capacità manuale di realizzare cose. Poi è evidente che il bozzetto viene trasformato in un file, a volte bidimensionale, a volte 3D, in funzione del cliente con il quale ti rapporti, non perché siano meno importanti alcuni clienti di altri, ma perché quando ti interfacci con, che ne so, Lorenzo Bertelli, che è il signor Prada, basta una chiacchierata, una stretta di mano. Quando ti interfacci con la sua azienda Prada, lì parli con il centro stile, con il responsabile dell'estetica e quant'altro, e devi produrre dei file che loro devono visionare e poi approvare sostanzialmente. Poi c'è tutta una parte tecnica che è molto complicata, perché le aziende pretendono anche di avere un capitolato vernici, per cui i cicli di lavoro noi li produciamo, li testiamo in laboratorio. È molto complicato. Clientela, amici, chaos people, come lo chiamiamo noi, li definiamo noi, ne abbiamo tante di diverse. Io vi avviso, non venite qua, possiamo dire dove ti trovi? A Cusago. Sì, certo. A Cusago non venite, perché se conoscete questo mondo e la passione che si respira qua dentro, poi restate inguaiati, restate infangati, questo vediamo dopo, ma ha detto che sarò infangato dopo questa giornata, io non so cosa voglia dire. Però vedo che lì ci sono dei bozzetti, sì, di caschi bellissimi, parti di moto, qua dietro, scusa là che giro un po' dappertutto, automobili, formule, chitarre, ma tu personalizzi, voi qua personalizzate, date anima e corpo a tutto. Sì. Fammi vedere un po'. Credo che sia la caratteristica nostra. Portami a vedere i caschi, sì. Intanto mi racconti cosa combinate, perché c'è una storia che tu dicevi parte dagli anni 90 e qua dietro vedo dei serbatoi. Allora, anni 90, partiamo da là, scusami. Sì, certo. Anni 90 sono caschi, ma proprio nel 1990 abbiamo esordito nel mondo dell'offshore. Cosa significa? Significa che la barca era verniciata completamente, gli sponsor erano anch'essi in vernice, a parte qualche sponsor minore che si poteva comunque realizzare con delle decal in stampa. Sì, perché oltre al lavoro di artistico, no, di disegno, di creazione, sì, c'è poi il lavoro anche di produzione e di realizzazione. Dalla parte produzione e realizzazione con tutte le normative da rispettare, e, appunto, quello che io consideravo un errore grande fatto negli anni poi si è rivelato invece un punto di forza nostro, ovvero non settorializzarci, per cui potevamo essere bravi a fare solo caschi e continuare a fare solo caschi e specializzarci in quello. Invece abbiamo voluto spaziare in mille ambienti differenti, accettando sfide e con tutte le complicazioni del caso. E negli anni 90 io ho visto lì una sfista di serbatoi bellissimi, perché parte un'altra conoscenza molto importante. Sì, assolutamente. Un nome che ha cambiato. In realtà 1991, in pieno proprio lavoro con Carlo Talamo, Harley Davidson Italia, numero uno al tempo, poi è diventata Harley Davidson Italia. Dopo qualche anno Triumph, ti racconto un aneddoto che è molto carino. I primi lavori fatti per Carlo prevedevano che io, la Chaos Design,
andasse da Carlo Talamo a carrozzeria moto con il colore di base, e Carlo Talamo tracciava le grafiche, per cui le grafiche erano molto basiche al tempo, per cui sulla moto gialla Carlo tracciava le linee per fare la parte blu, è un esempio chiaramente. E evidentemente era un po' umiliante per quanto mi riguarda, perché insomma, voglio dire, era il mio lavoro e giustamente voleva occuparsene Carlo, finché un giorno, quasi per sfida, mi disse: dai, prova tu a tracciare la pancia. Era una pancia classica di un Harley Davidson. Io con un filetto 3M ho tracciato questa forma ad occhio. Carlo, lo ricordo molto bene, mi guardò e mi disse: ok, da ora in poi fai tutto tu. E noi verniciavamo circa 15 moto alla settimana. Come ti dicevo prima, sì, il discorso grafico viene a volte, o spesso, quasi sempre, impostato manualmente, ma poi passa a una parte molto più tecnica. Per esempio questo serbatoio, dalla scannerizzazione alla scansione, poi viene portato su file, su PC. E qui entra in gioco. Sì, io non capisco nulla della parte. Eccolo qua, l'altro, buongiorno. L'altra anima di Chaos Design. Ciao Sky. Buongiorno, Luca. Ciao. Siete insieme da 22 anni? Da 23. 23 anni. Beh, detto così sembra che siamo fidanzati. Beh, se, alla fine è un sodalizio artistico, siete anche un po' fidanzati, dai. Sì, 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 anche perché viviamo almeno 10 ore al giorno, per cui insieme, per cui è molto importante. Quindi Sky, tu nel dettaglio cosa combini qua alla tua postazione? Creiamo le grafiche in adesivo o in mascheratura per poi applicarle sui caschi. Senti, so che non è molto elegante inquadrare i tuoi posti, ma questo è il posto di divertente. Niente, questo Bellini è per stasera. Ah, gli appunti importanti di casa. Questa sera, sì. Grandi, anche perché c'è un angolo delle feste dove arriviamo dopo. Grazie Sky, grazie. A mille. Dopo. Io sembro un po' schizofrenico oggi, continuo a girare. Io posso inquadrare quello che voglio? Sì, okay, tanto quello che non si può inquadrare è nascosto. Va bene, è ben, perché qui vedo dei caschi personalizzati, bellissimi, ancora in fase di lavorazione, dedicati a uno dei grandissimi della Formula 1. Guardate che meraviglia, vuoi dirmi qualcosa? Sì, Lucky, sono una miniserie di 40 caschi circa che abbiamo fatto per Ivan, l'amico Ivan Capelli, sul quale hanno costruito un film documentario sulla sua carriera del mondo delle quattro ruote, a partire dal mondo del kart fino ad arrivare alla Ferrari Formula 1, per cui bellissimo. Il documentario si interrompe lì. È una piccola, poi noi facciamo anche serie un po' più grandi. Qua hai infatti un questi esempio. Caschi. Questa cosa è mi racconti? Parte di una serie di grafiche che noi facciamo manualmente, per cui uno ad uno, senza l'ausilio di stampe piuttosto che, per Sparco. Noi curiamo tutta la linea Martini, tutta la linea Heritage, tutta la linea Pagani, la linea Maserati, sono circa 600 caschi all'anno che facciamo per loro. Ribadisco, la particolarità è che sono fatti a mano uno ad uno. La stampa digitale è fondamentale. Noi la utilizziamo nel limite del possibile perché ci piace l'utilizzo delle mani. Avete i vostri forni? Sì, tra l'altro. Due impianti di verniciatura a norma, molto complessi da gestire. Siamo un'attività complessa. Questo lo lasciamo per ultimo, eh? Qua c'è sì. Il nuovo bambino, sì. Perché beh, allora ti viene a bere un caffè prima. Ma prima voglio far vedere il caffè, ragazzi, ci sono troppe cose da farvi vedere. È uno speciale dedicato a Chaos Design che in 33 anni di Chaos ne ha fatto davvero tanto, anche se Chaos abbiamo scoperto che vuol dire un'altra cosa. Sì. Lì c'è addirittura un razzo, sì, realizzato, se non mi hai detto l'altra volta, dal Politecnico. Sì, il razzo è del Politecnico di Milano, è il reparto aerospazio, è un'associazione che si chiama Skyward, che opera all'interno del Politecnico, è di studenti, composta da studenti, evidentemente hanno dei docenti a capo dell'associazione, e loro partecipano a EUROC, che è una manifestazione organizzata dall'ente aerospaziale portoghese, che raggruppa una settantina di politecnici o di università che chiaramente abbiano il ramo aerospazio, e fanno questa manifestazione che prevede determinati target e una
sorta di competizione che premia i migliori. Loro l'anno scorso hanno stravinto, hanno vinto la categoria generale, 5 sottocategorie su 7, hanno vinto anche il premio per la miglior estetica. L'estetica non è solo come dire, considerata sotto il punto di vista visuale da parte dei giudici, ma è anche il racconto del progetto estetico e del progetto di verniciatura, perché su questo, che è stato lanciato un po' di anni fa, non ha è volato quindi questo. Questo ha volato in Sardegna. Su questo ci sono 144 grammi di vernice per un razzo di diametro di 28 centimetri in carbonio, del diametro di 28 centimetri, lungo 5,40 m, mettere 144 grammi di peso è veramente poco. Adesso vorrei invece trattare la parte creativa, perché per fare il tuo lavoro ci vuole la passione per la moto, però è inutile girarci attorno. Adesso ve lo presento anche come artista. Lachi è un grandissimo artista, realizza delle opere meravigliose che io conosco già, ma vorrei proprio presentare al pubblico di moto.it. Io credo che sia fondamentale, in qualsiasi ambito si lavori, riuscire a fare un po' di differenza, e questa non è presunzione, è la voglia di non limitarsi a quello che è la moda del momento, per cui qui dentro non si prende ispirazione per verniciare una moto dal mondo delle moto, non si prende ispirazione per verniciare un casco dal mondo dei caschi e così via, ma si prende ispirazione da altri settori. Io credo che il settore più interessante sotto il punto di vista dell'estetica, che è una regola, e del gusto, che è di propria è personale chiaramente, il mondo dell'arte sia quello dove tu puoi attingere a più cose. Dopo vedrai sul tuo casco che cosa abbiamo combinato. Qui è tutto ispirato al mondo delle moto o dei motori in generale, al mondo del movimento della velocità, Chaos Kids Abusor Speed, e al mondo dell'arte contemporanea, in particolar modo la pop art. Io la adoro e attingo tantissimo da artisti tipo Roy Lichtenstein piuttosto che Andy Warhol, i più conosciuti chiaramente. Poi un'altra cosa, là che ti spiazza, perché poi arriviamo al Sidecar, sì, quello già inquadrato, quindi opere d'arte pittoriche, ma guardate anche che razza di, come posso definirlo, assemblaggio che hai fatto qua. Sì, cioè, questo è un sidecar che... Però aspetta Lachi, prima però passiamo a questa, che non ho ancora capito se è una foto o se è aerografia. Allora, queste sono tutte e due le cose. Questo è surrealismo, per cui lo scopo qui era, surrealismo è sempre una branchia dell'arte contemporanea, sempre anni 50-60, dove tu non riesci più a capire qual è il vero, qual è il finto, per cui questa è una foto vera, realizzata con una moto veramente appesa. Quindi anche la modella è vera? La modella è vera, è vestita da tango. Perché si può dire chi è la modella? Sì. È tua moglie? Sì, certo. lo sai meglio di me che si dice che con la moto danzi fra le curve, no? Per cui l'ispirazione era la danza tra moto e ballerina. Il sidecar è rimasto, l'abbiamo acquistato dal cliente che voleva restaurarlo ed è diventato un tributo a Isaac Asimov per il suo centenario, per la centenario della nascita. Asimov ha scritto tutti i libri sulla robotica, sulla fantascienza. Tra i libri che lui ha scritto 3 fascicoli sulla legge della robotica, dai quali poi è stato tratto il film Io Robot con Will Smith, non so se l'hai visto, se te lo ricordi, dove c'era Sonny, che era questo robot che al contrario di tanti altri aveva delle sensazioni più umane. Lei è la sorella di Sonny, per cui l'evoluzione ha un'anima rappresentata da questo insieme di pezzi elettronici. E per fartela breve, Asimov insegnava all'università del Massachusetts, veramente all'università del Massachusetts, per cui la storia è che lei scopre il sidecar che Asimov aveva all'università del Massachusetts e nel 2137 va in giro per gli Stati Uniti a raccogliere memorabilia degli esseri umani, per cui si è ribalta la situazione, no? Eccole qua le memorabilia, computer, macchine Nikon. Gli anni. Come si dice a Milano, Lachi, ciapacchi, per questo è il tuo casco di 33 anni fa. Sì, evidentemente nulla c'entra con lavori che si possono fare oggi.
Però è arrivato dopo 30 anni, poi ricordiamo l'utilizzo anche in gara col fango, pioggia, è stato la subite di tutti i colori, qualche caduta sicuramente, sì, che ancora fa dopo 30 anni. Sì, 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 allora noi abbiamo sempre lavorato con un approccio di riguardo nei confronti della parte di tenuta meccanica delle vernici, per cui i caschi, lo sai meglio di me, nascono bianchi, oggi in carbonio, piuttosto che quelli non in fibre composite ad estetica a vista, sono bianchi. Spesso e volentieri gli si spaglietta e gli si va sopra direttamente a quello che è il gel coat piuttosto che le vernici di base. No, noi togliamo tutto e partiamo con un ciclo di verniciatura fatto su dei nostri criteri. Al tempo io già facevo quello, per cui il casco bianco viene carteggiato, viene dato un fondo, ridato il colore di base e poi si faceva la grafica. Questo è, chiamiamolo, il segreto della tenuta meccanica delle vernici. Oggi si fa ancora di più perché per tutelare la struttura del casco si utilizzano materiali privi di solventi, il casco viene smembrato completamente. In quegli anni, devo dire la verità, non toglievo la parte interna. Poi, consapevoli del fatto che l'interno di un casco è in polistirolo e che il polistirolo con temperature per cuocere le vernici, perché le vernici si cuociono proprio tecnicamente, con parti di solventi all'interno, contenute all'interno delle vernici, il polistirolo si scioglie, si deteriora e compromette la sicurezza. Per cui è cambiato un po' tutto, però sì, devo dire che è abbastanza sano. Caspita, sì. Però hai dato intanto delle informazioni molto importanti. Per fare il tuo lavoro, il casco, ci vogliono anche delle competenze molto serie, importanti, qualificate, perché smonti totalmente il casco. Assolutamente. Le guarnizioni e tutte le parti di viti, bulloneria, è normale che vengano tolte. La parte un po' più complessa da gestire è la parte di imbottitura interna. Vai, tutto tuo. Vado? Io ho cominciato. Senti, tieni tu, gira un po'. Track. Ah, questo è quello del 92. Più paura, perché tu sei. Io vorrei guardare la tua faccia, però. Quella miseria. Che spettacolo. Che spettacolo, Lucky. Però, scusa, me lo dai già sporco? Cosa hai fatto? No, il colore, io lo metto un attimo sul tavolo a fianco, a parte che hai mantenuto l'ispirazione tua, perché sei sempre tu 30 anni dopo. Sì, abbiamo. Però guarda i colori, che meraviglia. Voluto mantenere lo stesso taglio estetico, se noti, un po' più complesso chiaramente, sì, e se noti, le forme principali sono le medesime. È ovvio che c'è un lavoro completamente differente, il casco l'abbiamo verniciato di base con il nostro ciclo. L'hai messo piccolo, non è piccolo, perfetto. Sì, eh? Giusto perché si veda poco. Che meraviglia. Questa è un'opera d'arte, non è una semplice personalizzazione. Qua c'è l'idea sempre tua di 30 anni fa, ma rivista oggi con il tuo estro, la tua creatività. Sì, con una tecnica molto più complicata, poi lo vedrai al sole, perché il sole riesce a tirar fuori alcuni effetti metallici che in un contesto di chiuso, pur illuminato come questo, non riesci assolutamente a vedere. Il casco è fatto di base tutto con il nostro ciclo metal case satinato, sporcato, io lo chiamo con gocciole d'acqua, in realtà. Ma infatti come hai fatto a sporcarlo? No, la parte sporca che tu vedi è un miscuglio che abbiamo. Guardate che qua c'è proprio, sembra fango, ma ovviamente adesso Lucky ci spiegherà cosa ha combinato. Guardate che roba. Sì, tutta la parte sporca è stata fatta evidentemente alla fine del lavoro. Su trasparente fresco sono stati incollati granellino per granellino, non sto scherzando, ma deve funzionare così per forza, perché se no non riuscireste a controllare quanto vuoi sporcare il tutto, un miscuglio di, posso dire, ingredienti segreti, commestibili, alcuni commestibili. Nel senso che quando sono stanco in mulattiera mi fermo a mangiarmi il casco. No, perché poi sono coperti da un trasparente particolare, per cui sono lì e non si muovono più, per cui non puoi leccare il casco per nutrirti di dolce. Ah, ti è scappato, quindi è dolce. Sì, è un dolce. Ma, sì. E proprio per dare questa impronta. È bellissimo. Artistica?
o comunque inusuale. Io credo che faccia fatica a trovare un oggetto. Come dicevamo di oggi, che qua si respira proprio l'arte, la passione per i motori, ma anche tanta arte. Sì, sì, sì. E poi noi tendenzialmente, a noi piace spiazzare un pochino, no? Per cui un lavoro così complicato e così preciso, costituito da tutte queste linee, sfumature, una sull'altra, ribadisco, è tutto in vernice, a parte gli adesivi a Rai e Chaos Design, poi sporcato in questo modo è, come dire, un oltraggio, che però ci sta. Ci sta, è bellissimo. Lucky, grazie mille, grazie per questa... Grazie a te. Per quest'opera d'arte, ma anche per questo spaccato sul tuo mondo, tuo e di Sky, perché Chaos Design è un nome che volevo farvi conoscere, perché è cultura motociclistica, cultura e arte oggi addirittura, perché c'è un estro tuo che è qualcosa di pazzesco. Io ve l'ho detto, vi ho auto invitati qui, perché se passate da Chaos... No, ma poi qui è aperto anche senza far verniciare nulla, voglio dire. Infatti è un posto meraviglioso dove si respira proprio la loro passione e questo genio per l'arte che c'è in ogni angolo di Chaos. Ovunque giri lo sguardo ci sono cose veramente belle. Io ti ringrazio, scusa per il disturbo, ti ho rubato tutta la mattinata. Ma ciao Sky. Ciao, alla prossima. Mi raccomando, ricordati il Bellini e la birra per stasera. Ciao. Ciao. Grazie Lucky. Grazie. Ciao. Grazie. Ragazzi, tutte le domande sul mondo dell'aerografia e sul mondo di Chaos fatele qua sotto. Non sia mai che risponderà direttamente Lucky su YouTube. Oh, volentieri.